Ed ecco Ginko. Vieni, Ginko. Ginko. Andiamo. Vieni, vieni a vedere bimba. Chi è? Chi è? Vai a vedere. Ginko, vieni qua. Vieni, Ginko, dai. Vieni. Guardate, guardate. Guardate, Ginko, il fratello di Acero. Bravo, ecco, lui con le persone è un po' più socievole rispetto a Acero, che era un po' in disparte, un po' ci metteva un pochino di più. Invece Ginko con le persone è molto più aperto. Ha avuto qualche timore con Bimba inizialmente, perché non la conosceva, quindi stava alla larga, abbaiava un attimino, ma sono passati qualcosa come 2 minuti e mezzo. Ginko, guarda che cosa c'ho, il biscotto! Biscotto, vieni. Ci ha messo 2 minuti e mezzo con Bimba ad avvicinarsi, a dargli i bacini e a capire che Bimba non gli avrebbe fatto nulla. Quindi anche lui non ha problemi con gli altri cani. Chiaramente, ribadisco sempre, è sempre meglio il discorso di cani del sesso opposto. Sempre meglio perché Ginko ormai ha 8 mesi, più o meno circa 8 mesi. Guardate, si è mossa Bimba. Dietro e Bimba è sterilizzata, Bimba, fatti rispettare, brava, bravissima Bimba, brava, giusto, sì, ti siedi. Ginko, tu cosa mi dici? Cosa mi dici te? Ma se sto chiamando Ginko, Ginko, vieni Ginko. Ecco, Ginko è rimasto un pochino un po' di più con Bimba all'inizio, devo dire, ha avuto un attimino più di tempo rispetto a Acero. Acero ci ha messo tempo zero ad abituarsi a Bimba, invece lui un attimino di più. Anche lui è molto più, è bellissimo anche lui. È un attimino più alto di Acero, ma veramente poco. Si vede che nella cucciolata Ginko è nato tra i primi e Acero era tra gli ultimi, quindi chiaramente c'è sempre un po' di differenza tra il primo nato e l'ultimo nato. Anche lui cerca, anche lui è bravo, è socievole, con le persone di più, è più facilmente gestibile perché vedete comunque si è avvicinato a me, ma non ha quel timore di avvicinarsi a me, si deve abituare sempre alle persone. Eccolo qua, guardate. Stessa cosa che di... Bravissimo, bravissimo Ginko, bravo Ginko, amore, vieni. Vieni Ginko, qua mi girano intorno, non si fermano giustamente, non sono statuine. Quindi stessa cosa anche per Ginko, guardate un attimino, adesso gli ha continuato a leccare, è anche più affettuoso rispetto ad Acero, più affettuoso poi gli dà dei bacini, invece Acero con Bimba cosa faceva? Ci voleva giocare, invece lui è più affettuoso, dai bacini e tutto. Stesso discorso per quanto riguarda Ginko, per quanto riguarda i gatti, chi avesse i gatti e piacerebbe avere un altro cagnolino di taglia medio-piccola, perché ripeto, siamo intorno ai 10 kg di cane, perché così di più non crescono, questi cani non crescono di più, quindi chi volesse, avesse già un gatto o più gatti, possiamo fare la prova gatto, verificare se Ginko riesce a gestire la presenza di un gatto. E se per lui è indifferente avere vicino a sé un gatto, perché non tutti possono avere due o tre cani, ovviamente adesso con i costi che possono avere un cane, più cani sicuramente magari è più problematico. C'è molta più gente che preferisce avere un cagnolino e magari un gattino o due gattini. Ecco, si potrebbe tranquillamente fare, basta che chiamate Giusy e vi facciamo fare la prova gatto, ok? Eccoli qua. Eccolo qua, Ginko, vieni. Quindi Ginko anche lui è 7-8 mesi, più di tanto non cresce, è socievole anche lui, è buono, è bravo. Ma che cosa volete di più dalla vita? Venite a vederlo qua al rifugio nel bosco. Venite a vederlo e venite a conoscerlo. E poi volete dire, prima voglio andare in ferie e poi ci penso. D'accordo, ma intanto venite a conoscerlo. Venite a rendervi conto di persona di un cane. Non arriva dal sud in staffetta. Ci sono moltissimi cani che arrivano dal sud in staffetta e arrivano dal proprietario senza che il proprietario o la famiglia comunque abbia mai visto un cane che arriva dal sud. Loro sono qua in provincia di Milano.
Venite a conoscerli, arrivano sempre dal sud. Che differenza c'è? Anzi, molto meglio, perché li potete vedere, constatare, portare in giro, a passeggio, giocarci, fare un inserimento iniziale. È importantissimo anche questo. Per cui venite a vederlo e vi aspettiamo sempre qua al rifugio del bosco. Eccoli qua, tutti e due, Ginko e Acero, presenti. Li abbiamo liberati insieme per farvi vedere tutti e due come sono. Bimba, vieni anche tu. Guardateli, i due fratellini rimasti. Eh sì, perché le tre femminucce sono state già adottate. Eccole qua, guardate. Tranquilli con gli altri cani, socievoli. Bravi ragazzi, bravi, 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 bravi. Allora, ancora una volta vi ridirò per l'ennesima volta, va bene. Questa è la prima estate dove tutti quanti possono uscire, possono andare in vacanza, senza mascherina, liberi al mare dopo quanto tempo. Ok, tornate dalle vacanze e venite a trovare Ginko e Acero, perché dovete pensare anche poi a quest'inverno, chiusi, da soli, senza nessuno. Guardate Ginko come si sta affezionato a Bimba. Incredibile. Quindi pensate a quest'inverno. Pensate ad avere questi cagnolini, uno di loro, vicino a voi, vicino alla vostra stufetta, al vostro camino, al vostro riscaldamento, non c'è bisogno di poi di altro di più. E un cane vicino ai vostri piedi, uno di loro due. Cosa ne dite? Ora andate in ferie, ma poi tornate e venite a conoscere loro due. Pensate poi a quest'inverno e ai prossimi inverni, perché poi i cani si adottano e per sempre. Questa è una cosa che forse è il caso di ricordare, perché ultimamente sembra ci sia quasi la moda di portare a casa indietro i cani adottati 2 anni fa, durante la pandemia, vero? Eh sì, lo sfizio di avere un cane per poter uscire e loro pagano. Quindi un cane quando si adotta è per sempre, nel bene e nel male. Quindi siamo qua in provincia di Milano, siamo attaccati alla provincia di Varese, siamo a 10 minuti da Malpensa. Potete venirli a vedere tranquillamente, venite a vederli, venite a conoscerli. Giusto Ginko? Ginko? Per cui adesso Ginko, Acero, nella mia bimba no, vi salutano e ci vediamo presto. Buona giornata.